Ah, ma io credo che da qui tu puoi arrivare direttamente alla diga. Ecco perché alcuni mi dicevano che puoi incominciare le merosse dalla diga. E io pensavo che mi prendessero per il culo, perché ho guardato dove iniziava il sentiero e non iniziava alla diga. E invece avevano ragione loro. Ma lì stanno costruendo un palazzo? In quel punto brutto come la morte? Allora, al parcheggio mi sa che c'è il Volkswagen di ieri. No, non è un Volkswagen. È sicuramente qualcosa di camperizzato, ma non è un Volkswagen. Allora, questa di sicuro qui ti porta la diga, di sicuro. Allora, in realtà io pensavo che fosse molto più crude spoglia, invece è incredibilmente alberato il sentiero, il che non è assolutamente male come cosa. È uno spettacolo in realtà. Allora, la strada in realtà in linea d'aria non credo che sia tantissima. Alla fine, se ci pensi bene, 5-8 km ti fai. Il problema è il dislivello, è il terreno friabile. Quello ti aumenta la fatica tantissimo. C'è da dire però che ogni respiro che fai è letteralmente una trasfusione di ossigeno dentro i polmoni. C'è un cacchio da fare, tocca capire la calma. Anche perché poi in realtà a me spaventa il pezzo quello dopo la cascata a tornare. Da mangiare non mi sono portato nulla, come un coglione non volevo scendere in paese a cercare il supermercato. Quindi io tornerò, ci riuscirò a tornare, mi fermerò alla chiesa, andrò a fare il rifornimento d'acqua a quella fontana lungo strada, che purtroppo non mi posso fermare in mezzo alla strada, perché è proprio in mezzo alla strada, ok?
e poi vado a un paese e lì dovrebbe essere, mangio, poi non so se vado alla diga, ma credo di sì, e poi cerco di fare benzina in qualche modo. Ma ti pare possibile che in due vallate, cioè praticamente io controllando su Google Maps, da qui fino a Castelluccio sembra non esserci un distributore GPL. Per fare GPL dovresti tornare indietro, per la strada che ho fatto, che è enorme, riprendere quella strada in mezzo alle gallerie e trovare il primo distributore, cosa che non ho intenzione di fare. Anche perché vado, torno, quello che ho speso, quello che ho risparmiato in GPL, no, quello che ho risparmiato in benzina l'ho speso in GPL, quindi cazzo faccio. Ok. Allora, sono arrivato credo all'imboccatura di Lame Rosse. È stata una bella traversata, anche perché non è che il sentiero fa salita, poi piano, no, fa salita, discesa, insomma ti fa divertire. Adesso c'è quest'ultima mega salita, tutta di sassi friabili, perché non si vede, ma qui sono una pendenza che è almeno 70% comunque sia, quindi non è poco, ok? Quindi arrivo su, vedo com'è, e poi vediamo, sicuramente qualche ripresa con l'Insta la faccio. Ok, andiamo. Thank you.
finalmente è riuscito ad arrivare alla Merussa. È stata una bella scarpinata, non così faticosa come credevo, ma ok. In realtà, volendo, si potrebbe andare ancora più su, ok, pendendo per il bosco, oppure scalando la zona che sta alle mie spalle, ok, con ovviamente i vecchietti che stanno laggiù a discutere, e vabbè. La voglio sicuramente fare un video in cui arrivo fin laggiù, d'accordo? Avevo incontrato una signora insieme alla famiglia, ok, con il padre che si portava il bambino piccolino con il passeggino di auto fin qua giù, tanta stima, ok? E qui dove sono in questo momento canalizza tutta l'aria della valle, ok? Si sta scaricando, cioè, dicevo, canalizza tutta l'aria della valle, quindi sono all'ombra, c'è un fresco da morire, si sta benissimo, se non fosse che siccome sono a ridosso delle scarpe, a ridosso, okay. Qualcuno si offende se gli dico che a me questa roccia fa una paura della Madonna, anche perché lì c'è la roccia e lì c'è il mio zaino.